sistema secondo me è molto bello e chiaro. In un'installazione uno può rappresentare delle idee in forma fisica, cioè è inutile far troppa teoria, anche se poi magari uno ha dietro questa teoria, e quello che noi volevamo dire è che richiamare il fatto che per dialogare ci vogliono delle figure e queste figure sono l'esito, diciamo, di culture formali. Il funzionalismo ha proposto un modello scientifico dove tu parti da dei dati puri, no? Li processi in una sorta di algoritmo di black box e la forma è un puro esito di un processo quasi matematico, un ideale scientista. Questo modello non descrive il fatto che le cose, diciamo, si rassomigliano, cioè anche la natura mette a punto gli organismi non ripartendo sempre da zero, ma modificando ciò che ha. C'è un famoso libro di Jacobs che si chiama Evoluzione Bricolage, che fa vedere come la natura operi per prosproduzione. In fondo il nostro scheletro non è così diverso da uno di un pollo, no? Manovrando quasi parametricamente dei parametri potremmo trasformarci in un pollo, oppure trasformare un pollo in noi. In questo senso l'installazione voleva giocare un pochettino sul tema di come la spinta all'innovazione è sempre mediata anche invece da una clonazione. Potremmo dire che noi da una parte abbiamo una tendenza ad imitare, a ripetere già fatto, da una parte abbiamo in tendenza a sperimentare cose nuove. Questo gioco della sperimentazione, ma anche della variazione, è quello che secondo me genera le culture formali e genera anche le città come noi le conosciamo. Una città fatta solo di pezzi unici, diciamo d'autore, forse non è una città. Potremmo dire che una città è anche qualcosa dove gli oggetti hanno risonanze comuni, senza stabilire un comunismo nel senso dato, no? Cioè non siamo più in civiltà così unitaria come quella del passato, ma questa risonanza tra gli oggetti secondo me è fondamentale anche nel formulare un quadro urbano. Io penso che c'è un rapporto spesso isterico tra il pubblico e gli architetti, e agli architetti vengono spesso date troppe colpe, come loro fossero gli autori di tutti i mali della civiltà moderna, oppure troppo poche, sono usati come dei decoratori. Io penso che l'ambiente come noi lo conosciamo è prodotto da un sistema complesso di desiderio sociale, anche di mobiliarismo, di leggi, di costumi, tante cose, una specie di ecosistema dove gli architetti sono un pezzo, che riesce a tradurre in forma fisica ciò che spesso va oltre la forma fisica. Questa transustanziazione, potremmo dire, di un programma in una forma è anche compito degli architetti, ma certamente l'esito di questa trasformazione, se non è congruente alle aspettative, viene sputato fuori, no? È rifiutato. Per cui è un processo, potremmo dire, di falsificazione popperiana, dove noi proponiamo dei modelli spaziali cercando di renderli congruenti a questo pattern sociale. C'era un vecchio aforisma di Adolf Loos che diceva: ci sono due tipi di architetti, quelli che credono che riformando lo spazio possono riformare, diciamo, la vita della gente, e quelli, come me, diceva Adolf Loos, che credono che la società continuamente generi nuovi modi di vita e noi dobbiamo dargli uno sfondo adeguato. Talvolta nella storia del moderno c'è stato un eccesso di tentativo di social engineering, cioè si è creduto che creando per esempio un'unità fisica si creasse un'unità di vicinato. Questo è un tema che è proprio sul social housing. Non sempre un cluster di case genera l'amicizia, per cui il social housing funziona se ha in qualche modo una comunità che lo sostiene, con un tema difficile anche lì: quanto diventa poi setta o club una casa sociale? Qual è la natura di gestione di spazi comuni e così via. In questo senso io direi che noi spesso riabitiamo ambienti che non sono stati creati da società che avevano i nostri stessi bisogni, e questo è interessante. La città sopravvive ai suoi abitanti. In altre parole, non vedo un rapporto troppo biunivoco tra programma e condizione sociale e spazio sociale, per cui credo una sorta di resilienza dei tipi, no? Anche una loro genericità che permette la loro sopravvivenza, e non credo a questa architettura isterica tutta basata su un programma, no? Questo non vuol dire che l'architettura non reinventi continuamente tipi spaziali per rispondere a dei bisogni. Grazie.